Ha scelto il parco di Monte Oliveto, Alessandro Tomasi, sindaco uscente di Pistoia, per presentare alla cittadinanza il programma elettorale con il quale si ricandida, sostenuto da tutto il centrodestra, più le due liste civiche, Amo Pistoia e Ale Tomasi Sindaco. Sì, questo è uno dei simboli di un recupero di un parco abbandonato alla droga, al degrado, che abbiamo recuperato grazie anche all'aiuto dei privati. Ora ci sono famiglie che lo presidiano, sono giochi nuovi, spazi per lo sport ed è un po' quello che abbiamo fatto in questo mandato, recuperare mancanze ormai decennali per restituire scuole sicure, parchi sicuri, impianti sportivi sicuri per fare sport, per fare turismo sportivo. Oggi lanciamo l'idea di darci la possibilità nei prossimi 5 anni di dare acqua a quei semi che abbiamo piantato in questi anni per cambiare radicalmente il volto della città. Un Riassumiamo i punti fondamentali del suo programma. patto con i giovani per la formazione, per renderli protagonisti come abbiamo fatto. Tante delle progettazioni e delle opere fatte sono state fatte con i ragazzi delle università. Alcuni recuperi urbani sono stati fatti grazie all'associazione di giovani creativi. Un patto per l'ambiente, abbiamo fatto per la prima volta un bilancio arboreo, abbiamo aderito al patto dei sindaci per la lotta alle emissioni, per la lotta al riscaldamento, dobbiamo aumentare quelle azioni. Un patto per i grandi cambiamenti urbanistici, aree lasciate in degrado, mai partite, come la Breda ora sono state vendute, attendono di essere costruite, ma penso anche ai soldi del PNRR vinti per San Lorenzo. E questi sono i temi principali, senza tralasciare il fatto che il nostro è un comune policentrico, fatto di montagne, colline bellissime che devono essere salvaguardate. E inoltre una città che ormai guarda la sua vocazione turistica.